Ciao ragazzi, Cheers, volevo fare un video veloce sulla Roma. No, sulla Roma. Sapete tutto quello che sta accadendo in ambito romano? E con riferimento però a questo video a degli youtuber o trasmissioni su YouTube che io seguo e che sono per me abbastanza indicative per capire il clima all'interno del quale si muove la società calcio Roma e quello che le sta accadendo. Come sappiamo, la Roma ha perso a Napoli 2-1, una partita che per me non è mai stata, il cui risultato non è mai stato in discussione, però molte radio e TV romane hanno festeggiato questa sconfitta, dicendo che hanno visto una grande Roma, che hanno trovato una squadra, poi ci arriveremo, hanno quasi festeggiato una sconfitta, ecco, cioè dicendo la Roma ha fatto grande squadra, grande partita, siamo contenti, forse essendo abituati a vedere quel calcio poverissimo di Mourinho, vedere due passaggi li ha fatti un po' esaltare, no? Nonostante abbiano perso e siano stati sempre quasi sempre in svantaggio durante la gara. Che succede? Che poi questa esaltazione per la sconfitta contro il Napoli, è sortita nella sconfitta tremenda in casa contro la Cremonese per la Coppa Italia. Una brutta sconfitta netta, quindi non solo una sconfitta fortuita in cui la Roma ha preso 10 pali, ha sbagliato 3 rigori, no, una sconfitta netta. Vi leggo le statistiche di questa partita: tiri in porta della Roma 6, tiri in porta per il Modena 4, possesso di pala 64% Roma, corner 4-0 per la Roma, falli 19 per la Cremonese, quindi insomma la qualità della Roma è stata più alta, eccetera eccetera. Però hanno perso 2-1, sono riusciti a fare un gol al 93esimo. Seguo spesso una trasmissione su YouTube che si chiama Al Circo Massimo, dove ci sono vari giornalisti, fra cui c'è Piero Torri, che rispetto, è un grande giornalista romano, esperto, e secondo me è lui che tiene le redini di questa trasmissione. Quindi non mi riferisco a Piero Torri, mi riferisco più che altro agli altri, agli ospiti che vanno. Ragazzi, sentite questa trasmissione, cosa hanno detto ultimamente. Se la Roma avesse avuto Abraham di questi tempi, vincevamo all'andata con Napoli, eravamo come il Napoli in classifica. Continuano a dire che se la Roma giocasse bene sarebbe come il Napoli, quando secondo me non c'è realtà più lontana di questa. Poi hanno detto Mourinho doveva capire che contro il Napoli si poteva anche vincere, invece che stare dietro. Ma cioè, secondo me sono completamente delle analisi completamente strampalate, perché poi sono stati proprio smentiti da quello che è successo con la Cremonese. C'è pure quello là che fa i meme in questa trasmissione, contumace, non so come si chiama, però ragazzi, cioè, curioso, questo qua sta sempre a farsi complimenti da solo, giornalista pubblicista, i romani, qua là, ma stai a fare i meme a una trasmissione di una TV provinciale, contumacio, ma do te ritiri, dai, per favore, stai a fare quei meme che fanno ridere discutibili, non fanno ridere nessuno, stai sempre a farti complimenti da solo e a fare le battutine per quell'angoletto che ti riservano, dai. Che dovete dire grazie, il conduttore è pure bravo, il ragazzo che conduce è molto serio, sobrio, ma è grazie a Piero Torri che ha fatto quella trasmissione, perché ragazzi, le cose che vengono dette lì, cioè, su Austini mi sono già espresso, un po' lo show dell'ovvietà, Austini, e un po' della contraddizione spicciola su alcune, come dire, su alcune, su alcuni leitmotiv romani, sul fatto degli arbitri, eccetera, eccetera. Ma gli altri ospiti, dire che la Roma, se aveva un Abraham così, poteva addirittura competere per il campionato, che a Napoli poteva vincere. Ma Osimhen vi ha fatto un gol, ragazzi, che vi ha sfondato la porta. Con la copertina della Serie A, quel gol che vi ha fatto. Dai, non è possibile. Non è possibile fare questi commenti. Non è possibile dire che dopo la sosta, se abbiamo visto dei grandissimi giocatori tornati in auge come Abraham, che lo vedono bene, come Mancini, che è un giocatore ritrovato, Mancini, poi ci torneremo su Mancini e altri, hanno detto anche Zaleski è un giocatore ritrovato, si è visto come sono ritrovati questi giocatori al Circo Massimo.
contumace e company, si è visto come sono ritrovati questi giocatori? Non credo proprio che si siano ritrovati, ragazzi, visto che avete preso due palloni dalla Cremonese, siete usciti da una Coppa Italia che doveva essere a vostra portata. Ricordo che siete il terzo ingaggio della Serie A. E in questo proposito consiglio di seguire due grandi YouTuber per me, che sono Asso di Roma e Daje Ale, che nel loro piccolo hanno molti follower, parliamo di decine di migliaia di follower, e sono ragazzi che portano avanti dei discorsi molto sensati. Quindi io li seguo con interesse, mi applauso a loro e io sto seguendo anche molto i monologhi che fa Daiale negli ultimi giorni. Devo dire che il mio applauso va a lui. Praticamente fa delle, sì, può avere un linguaggio colorito a volte, ma la sostanza delle analisi è indiscutibile, ragazzi. Seguite Daiale, date a sentire quelli che guardano questo video, date a sentire quello che dice Daiale, che sono mesi, mesi e mesi che parla male della Roma, che dice che non funziona niente, che giustamente se la prende con la pagliacciata di dare la fascia di capitano a un giocatore come Pellegrini. Sappiamo che i capitani della Roma sono stati Aldair, Dzeko, De Rossi, Totti, Giannini, questi sono i nomi. No, Pellegrini, la fascia di vice capitano Mancini, che è un bidone, perché quello non è un difensore, o il contratto, o Pellegrini che guadagna di più di giocatori come Tomori o Tonali. Ora sfido i tifosi romanisti a dire che Pellegrini è più forte di Tonali, forza, ditelo, pensatelo, forza. Quindi il mio applauso va a Daje Ale e Asso di Roma, che raccontano la realtà, soprattutto tutti e due sono bravissimi, raccontano la realtà, raccontano il calcio, e lo conoscono, e vogliono il bene della Roma. Quindi andate a seguire questi YouTuber invece che stare là a seguire questi salottini di commentatori, che poi alla fine arrivano delle analisi stantie, perché non puoi dire che con Napoli meritavi di vincere. Daje Ale ha detto sì, abbiamo visto una buona Roma, ma non festeggiamo la sconfitta, non è questa grande Roma, non è che se famo due passaggi dobbiamo stappare la bottiglia di champagne. Capito? Questo è il mio discorso. E attenzione all'Empoli. Attenzione, perché oggi mi sembra che alle 18 giochi Roma-Empoli. Attenzione all'Empoli, perché l'Empoli gioca, attacca, va sulle fasce, boom boom boom, è una squadra dinamica. Se stai lì alla Morignana così, le puoi pigliare pure dall'Empoli. Attenzione. Quindi, tutto qua, ragazzi, ho espresso in poche parole. È vergognoso che un giocatore come Mancini, che stasera può protestare in campo, non solo. Daje Ale mette anche il punto sul fatto che ci sia una demonizzazione di Zaniolo, che comunque ha sbagliato e ha pagato e sta pagando. Ha avuto un referto medico di 30 giorni di stop perché sta esaurito e i tifosi lo attaccano. Daje Ale lo sta difendendo, c'ha ragione. Non si può continuare questa ipocrisia in Italia, ad attaccare sempre gli altri, a puntare il dito sugli altri. Capiamo prima, capisci ogni tifoso come si comporta. No, perché alla fine anche su Portanova al Bari hanno bloccato l'acquisto perché ha una condanna, ma non è passato in giudicato. E perché uno deve compromettere la carriera di un giocatore per un errore? Quando si paga la pena, si espia, vieni reintrodotto nei tuoi ambienti, ok? E ha ragione pure qui Daje Ale a difendere Zaniolo dalla demonizzazione che sta subendo. E altra cosa, nella Roma c'è Foti, l'ex di Mourinho, il vice allenatore, che si è pigliato un mese di squalifica perché sta lì a blastare dirigenti avversari, arbitro, parolacce. Non è una bella cosa sull'onda di Mancini. Mancini, giustamente, Daje Ale dice: io voglio vedere i giocatori in campo. Poi si pensa ad altro. Mancini e Pellegrini non sono, sono. Pellegrini è un giocatore medio, non è niente da che. E Mancini è un giocatore medio, ma sta sempre lì a protestare. Mancini no, nemmeno io. Mancini nelle squadre a cui tengo, al Milan non lo vorrei mai, ma mai. Ok, quindi ragazzi, tifosi della Roma, con le analisi, fate un passo in avanti, ve lo consiglio. Fate un like se vi è piaciuto questo video e iscriviti al canale. Alla prossima, cheers.